Innanzitutto benvenuti, grazie di essere venuti, è un piacere vedere così tante persone che un sabato pomeriggio vogliono dedicare del tempo a un argomento, si può dire che non è tanto di moda, per dirla con un eufemismo, ma è comunque una cosa fondamentale, centrale per la storia dell'antifascismo in tutto il mondo e anche per il nostro paese, quindi non è il caso che vi dica come dalla guerra di Spagna siano poi usciti tantissimi quadri della resistenza e alcuni anche venivano anche dall'antifascismo precedente alla resistenza, precedente anche alla guerra di Spagna, quindi è una cosa che si interseca tantissimo con la storia e con le storie di resistenza un po' di tutta Europa, con il nostro paese in particolare. Allora, prima di dare la parola a Masi che vuole leggere una cosa, vi spiego poi che cos'è. Volevo un attimo fare una autopresentazione, nel senso che vabbè, io sono Daniele Pascucci, sono dell'AMPI di Guarda, e qui invece abbiamo Marco Pupini alla mia sinistra, che è l'autore del libro. Poi abbiamo Italo Poma, la leggo perché tutta non me la ricordo di fila, Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti Spagna, che è una cosa impegnativa, non solo da leggere, e quindi avremo modo di, come dire, di affrontare il discorso, il tema trattato dal libro in maniera più che approfondita, speriamo anche piacevole, cercando di non essere noiosi, cercando di rispondere magari a delle domande e via dicendo. Allora, dicevo, se volete fare proprio 2 minuti di autopresentazione, dire chi siete, cosa fate, tu dell'associazione, cominciamo con te, Poma. Sì, allora io mi chiamo Italo Poma, sono da circa una decina d'anni immeritatamente presidente di questa associazione, nel senso che l'unico merito che ho è che mi occupo di questo argomento e poi vabbè, mio padre era un combattente di Spagna, quindi questo mi tiene legato a questa memoria anche dal punto di vista affettivo. Sì, ho fatto qualche pubblicazione e in particolare ne approfitto mentre mi presento per dire anche le cose che facciamo come associazione. Ho fatto anche con un regista torinese un web documentario in cui raccontiamo tramite interviste a storici e interviste fatte a suo tempo, interviste video, fatte a suo tempo a combattenti di Spagna, raccontiamo la lunga epopea dei combattenti di Spagna, che come accennava il compagno prima, c'è chi dopo anni di battaglie antifasciste ha fatto la guerra di Spagna, poi ha fatto magari i campi di concentramento, ha fatto magari la resistenza in Francia e in Belgio o ha fatto la resistenza in Italia, perché qualcuno ha fatto la resistenza prima in Francia e poi in Italia, no? Quindi da dire veramente un'epopea. Poi parlerò dopo dell'associazione, presentiamo un attimo Marco Pupini. Allora, Marco Pupini, l'autore del libro che presentiamo oggi. Sì, io sono anche immeritatamente vicepresidente dell'AICVAS, qua avete i due massimi esponenti. C'è anche il nostro più antico iscritto. Il più antico iscritto, io ho preso contatto con l'AICVAS già negli anni Ottanta per delle cose che scrivevo, che pubblicavo allora, vengo da vicino Trieste, quindi dal famoso nord-est, insomma, così tanto sofferto. Ho scritto insomma alcune cose sulla resistenza, movimento antifascista, eccetera, eccetera, e ho pubblicato con l'AICVAS alcune cose, tra cui questa che vedete qua assieme a Augusto Cantaluppi sulle donne italiane antifasciste che erano state alla guerra di Spagna, e questo è l'ultimo lavoro. Allora, come accennato prima, adesso diamo la parola a Antonio Masi, anche lui dell'AMPI di Niguarda, che vuole leggere un contributo. Dove vuoi tu? Guarda, forse è meglio di lì che il cavolo. Appena ho letto il manifesto con Antina di Angelo Longhi, mi sono entusiasmato all'idea. L'idea di arrivare qui. Si sente senza microfono? Sì. Sì. Allora, perché
volevo, non so, mi auguro che sia proprio un contributo, perché tutti i libri che ho letto sulla guerra di Spagna si inizia con la guerra di Spagna. Si inizia, io ho conosciuto 3-4 persone, partigiani, comunisti, che in Spagna sono andati, venivano anche in aula a raccontarlo, e mi dicevano sempre, quasi tutti, all'unanimità, mi dicevano: noi siamo qui perché intorno a noi in quel periodo c'era tanta gente del quartiere che ci aiutava a sopravvivere. E allora raccontate queste cose a Giovanni Pesce, non voglio rubare neanche un minuto alle persone che sono qui e che io ho conosciuto tramite le letture che ho fatto, e Giovanni Pesce, d'accordissimo, ci siamo ritrovati in questa sala. Non perdo tempo, l'ho promesso a Longhi, e vi leggo cosa ho scritto in quel momento. Dopo tanti anni l'ho recuperato, l'abbiamo pubblicato. C'ero anch'io qui, c'ero anch'io, ed eravamo in tanti, quel 25 ottobre 1972, nella sala del Circolo Culturale Achille Ghiglioni, in via Valdiletro 23, ad ascoltare la voce di Giovanni Pesce, che con il suo tipico tono, vibrante e possente, ci ricordava la sua esperienza di garibaldino in Spagna, insieme ai garibaldini niguardesi. Ed ecco l'omaggio, incomincia a tremare. Mario San Giorgio, Giosuè Elli, Ettore Grassi, Aniceto Pagani, Alfredo Terragni e tanti altri volontari milanesi, compagni conosciuti nelle fabbriche sestesi, alla Pirelli, al di sotto a Saschini, o che abitavano nei pressi di Niguarda e in particolare a Milano, ad Afori, a Precotto o a Bresso. Il Mario San Giorgio poi andò a Bresso ad abitare. Saltiamo la paginetta, così promesso a Longhi, e questa lettura è un omaggio a tutti i compagni che aiutarono questi personaggi che ho letto prima a arrivare in Spagna. E quindi è un omaggio in questo momento, lasciatemelo fare, non l'abbiamo mai fatto, ai compagni che sono arrivati prima di noi e non ci sono più. E c'erano i compagni del direttivo dell'ANPI, Dorino Camagni, Giuliano Brambilla, Eugenio Nava, del Circolo Culturale Ghiglioni, Maurizio Cislaghi e Gianni Carminati. Era presente una numerosa delegazione dell'Unione Donne Italiane, con Ines Franzoni, Franzoni Rossi, Rino Rodini della Camera del Lavoro, Andrea Buffagni e Riccardo Brio del Partito Socialista, Bruno Franzoni e Aquilino Dolce del Partito Comunista, Pierino Monzani, Giuseppe Bergomi e Ferdinando Pizzamiglio della Società Edificatrice di Niguarda, Tarcisio Torsi, Dante Reggi e Ferdinando Tagliabue della Società Cooperativa di Consumo L'Ancora. Ospiti d'onore il gappista Franco Conti e il partigiano Antonio Sironi, le partigiane Maria Lucchini, Luigia Terragni, Maria Montuoro ed Elena Rasera. Nominarli oggi è come ringraziarli per il loro impegno a favore degli ideali di democrazia e giustizia sociale a cui hanno dedicato la loro esistenza. Giovanni Pesce, saltiamo la paginetta. Giovanni Pesce ricordò l'eroismo dei volontari e del popolo spagnolo nella guerra civile. Non si soffermò nel racconto delle battaglie che aveva sostenuto, ma pose l'accento sul valore della solidarietà che quell'esperienza ci lasciava, in particolare per i popoli che ancora nel mondo erano in lotta per la loro indipendenza. Franco Conti ricordò il sacrificio di Walter Perotti, partigiano ucciso dai fascisti qualche giorno prima nell'azione al campo Vole di Bresso, da cui il gruppo gappista di Niguarda ha preso il nome. Te volevo dire questo, mi è sfuggito. Aspetta. L'altro pezzo che mi hai segnato, sono solo i pezzi segnati. No, io non ti controllo.
San Giorgio si commosse, e si commosse, e si commosse, e commosse i presenti che lo ascoltavano quando ricordò l'incontro in Spagna ad Albacete con Luigi Longo, Camillo Ravera, Dino Saccenti di Prato, che viveva nell'illegalità a Milano con Luigi Vigalò, a cui dava i volantini da distribuire alla Pirelli, dove lavorava, e con Francesco Scotti, che aveva incontrato con Giovanni Brambilla al Castello Sforzesco, luogo convenuto per avere informazioni per raggiungere la Svizzera. Nei mesi successivi, Mario San Giorgio incontrò Giuseppe Di Vittorio, Edoardo D'Onofrio e i suoi compagni niguardesi, Giosuè Endi, Ettore Grassi, Aniceto Pagani, Alfredo Terragni, che avevano raggiunto la Spagna seguendo percorsi diversi ma animati dallo stesso spirito internazionalista. Bravo. Beh, allora, rispetto. Sì. Ci doveva essere una migliore dimostrazione del coinvolgimento di questa zona con questi temi. Masi l'ha incarnata pienamente con la sua emozione, alla sua maniera, ma in effetti qui da queste parti negli anni non c'è nessun problema, è una cosa umana. Dunque, allora, adesso per entrare nel vivo io do la parola a Italo Poma, che farà una sua breve introduzione, dopodiché passeremo la parola all'autore, a Marco Puppini, e poi proseguiamo. Sì, io non vi parlerò del libro di Puppini, se lo presenta da solo, dico solo alcune cose sull'associazione, sul lavoro che stiamo facendo. L'associazione, vabbè, prima giustamente è stata fatta notare che ha questo nome, questo acronimo impronunciabile, però ha questo nome per motivi nobili, nel senso che l'associazione, che è la più antica associazione antifascista italiana esistente, è nata nel 1937 a Parigi durante la guerra di Spagna, con il compito di assistere i feriti, le vedove dei caduti. Si chiamava Fratellanza Garibaldina e nel dopoguerra riprese la sua attività sempre col nome di Fratellanza Garibaldina. Se non che ci arrivate a pensandoci, insomma ci arriviamo tutti, dire Fratellanza Garibaldina significa rappresentare quelli che erano la maggior parte dei combattenti di Spagna, ma non tutti. Cioè, nelle brigate Garibaldi fondamentalmente c'erano comunisti e socialisti, forse qualcuno di qualche repubblicano, ma non molti, e qualcuno dei sopravvissuti di Giustizia e Libertà. Gli anarchici stavano in altre formazioni o avevano abbandonato la lotta. Allora, nell'intenzione di rappresentare tutte le componenti ideali, nel 1968 si fece un congresso e si decise di cambiare il nome in Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, che poi diventa AICFAS, che è anche difficile da pronunciare. Fu fatto presidente Fausto Nitti, che aveva un passato da GL ed era poi diventato socialista, e vicepresidente mi pare che fu fatto Braccia Larghe, che era un repubblicano. Quindi proprio lo scopo era quello di rappresentare un po' tutti. Poi in realtà non è così facile, no? Perché gli anarchici è difficile rappresentarli, certe volte sono più settari degli stalinisti, insomma, no? Quindi diventa un po' difficile averci a che fare, però l'intenzione è questa, no? Così come l'intenzione che noi portiamo avanti è quello di continuare a scavare su questa esperienza, trasmettendo la memoria e ricordando gli ideali di tutti quelli che hanno combattuto, a prescindere dalle divisioni che ci sono state all'epoca, però c'erano anche molte cose che li univano, e poi sono passati più di 80 anni, mi sembra che sia necessario oggi, cioè, cercare di trovare i punti di unità e non quelli di divergenza.
L'associazione è una piccola associazione, anzi invitiamo chi volesse partecipare, iscriversi, la tessera costa 10 euro, con soli 10 euro potete arruolarvi nelle brigate internazionali. E fa un grosso lavoro, no? Che non è solo di memoria tradizionale, nel senso di celebrare, ricordare i compagni, eccetera, è anche proprio un lavoro di ricerca storica. Noi abbiamo costruito insieme all'Istituto Nazionale di Storia della Resistenza, il cui archivista capo è anche un nostro compagno, poi qui c'è anche Claudio Rossi che collabora a questo lavoro, e abbiamo costruito una banca dati dei combattenti di Spagna in cui abbiamo messo in rete i nominativi di quelli che siamo riusciti a censire, e ne troviamo continuamente, spuntano ancora fuori oggi, cioè non passa mese che non salta fuori qualche nome che ci era sconosciuto, cercando di ricostruire le loro biografie anche oltre l'esperienza spagnola. Come vi citava Puppini, che è anche il nostro storico principale, abbiamo pubblicato alcuni volumi di soprattutto di biografie di combattenti, tra cui questo con le biografie delle donne, sono una sessantina, che hanno partecipato alla guerra di Spagna, e uscirà a breve, questo penso che vi possa interessare direttamente, un libro con le biografie dei milanesi, intendendo la provincia di Milano, insomma. Tra l'altro, se non vado errato, qui nella zona di Niguarda ce ne erano 5 o addirittura 6, insomma. Quindi quando uscirà il libro, poi magari, insomma, se ci volete, verremo a presentarlo. Oltre ai libri, abbiamo prodotto dei prodotti audiovisivi, il web documentario di cui vi accennavo prima, abbiamo fatto altri video, due stanno uscendo adesso, uno sugli ultimi sopravvissuti, che nel frattempo sono anche morti, perché sono passati 4 anni da quando è iniziato questo lavoro. 4 anni fa un regista romano, che è un nostro compagno, ne aveva trovati in giro per il mondo ancora 6 vivi, no? E li aveva intervistati, e su questo ha costruito un bel lavoro, che poi anche questo verrà presentato tra breve. E abbiamo fatto dei CD musicali, uno che è un CD, una miscellanea con diversi gruppi, ognuno dei quali interpreta 1-2 canzoni della guerra di Spagna, comprese alcune canzoni in lingua, no? Slovena, tedesca, inglese, eccetera. E un altro con un gruppo proprio nostro, perché la nostra segretaria è una cantante ed è spagnola, no? E quindi, insomma, con lei abbiamo costruito un CD musicale molto, molto bello. Quindi facciamo un mucchio di cose e continuiamo a portare avanti questa memoria, questa ricerca. Il libro di Puppini. Il libro di Puppini lo aspettavamo da molto tempo, perché colma una lacuna, no? Nel senso che sulla guerra di Spagna è stato scritto tantissimo. Voi pensate che una ventina di anni fa qualcuno ha censito le pubblicazioni uscite nel mondo sulla guerra civile spagnola, ed erano 20 anni fa 40.000, cioè un numero impressionante, no? Però sugli internazionali praticamente c'è pochissimo, c'è 1 o 2 libri fatti da uno storico francese molto bravo che si chiama Skutelsky. Ci sono un certo numero di autobiografie, no? Gli italiani sono quelli che da questo punto di vista hanno prodotto di più nel corso degli anni, e pensare che la maggior parte di loro erano dei proletari, però erano dei proletari che attraverso la guerra di Spagna, attraverso la resistenza, attraverso è successo? Attraverso... posso anche parlare più forte, attraverso la loro militanza, guarda, no? Io guardo qua, no?
erano diventati di fatto degli intellettuali. Sulla Brigata Internazionale Italiana non c'era una storia, sono usciti in anni abbastanza recenti un paio di libri che parlano dei volontari antifascisti in Spagna, ma sono concentrati sugli anarchici e sul gruppo di Giustizia e Libertà. Va benissimo, sono anche dei bei libri, però voi capite che limitarsi a parlare di Giustizia o Libertà o degli anarchici significa concentrarsi sui primi 6, 7, 8 mesi della guerra di Spagna. La guerra di Spagna è durata quasi 3 anni. E appunto la grande maggioranza dei partecipanti militò nella Brigata Internazionale. Brigata Internazionale che si chiamava in realtà dodicesima brigata, no? Poi di fatto fu chiamata Brigata Garibaldi, ma il suo nome vero era dodicesima brigata. Si chiamava Garibaldi il battaglione Garibaldi, che poi divenne brigata, no? Qui nel libro c'è una fotografia, no? In cui si vedono i primi combattenti di Spagna di formazione comunista, no? Perché come Puppini racconta con dovizia, no? I primi a intervenire in Spagna furono gli anarchici e alcuni di Giustizia e Libertà. Il Partito Comunista, diciamo meglio l'Internazionale Comunista, tardò un paio di mesi. Ti porto via, lo dici tu dopo? Non dire tu tutto quello che devo dire. Vabbè, allora diciamo che però, no, anche se tardò un paio di mesi, insomma, il battaglione Garibaldi si forma in novembre, ma c'erano già dei militanti comunisti in Spagna, no? Che avevano costituito la Centuria Gastone Sozzi, che è quella che è presente qua nella foto. Al centro c'è il comandante, che era Francesco Leone, un vercellese. Quindi niente, Puppini, che si occupa di questo argomento, che studia questo argomento da tanti anni, almeno una trentina d'anni che lui lavora sull'argomento, quindi è il massimo esperto esistente in Italia sulla Brigata Garibaldi, ed è uno dei massimi esperti al mondo sulle brigate internazionali. Quindi finalmente abbiamo prodotto questo libro, che è venuto molto bene, chiarisce tutta una serie di questioni, anche perché è un libro che si avvale non solo di uno studio di parecchi anni, ma dell'utilizzo di documentazione originale. Lui ha visitato gli archivi di mezza Europa e molte cose sono state rese pubbliche in anni abbastanza recenti, no? E quindi è un libro molto, molto documentato e anche ben scritto. Vi invito poi a leggerlo, anzi prima a comprarlo e poi dopo a leggerlo. E passerei la parola a Marco, che magari ci racconta qualcosa di più sul libro, e magari ci piacerebbe che ci sia un minimo di discussione, di domande, di chiarimenti. Insomma, non siamo in una lezione di scuola qui, no? Siamo tra compagni e quindi è giusto, no? Chiarire i propri dubbi, insomma, partecipare. Ok, la parola a Marco. Buonasera a tutti, io intanto ringrazio l'Ampi di Guarda per avermi dato questa opportunità di parlare con voi di un argomento che forse adesso non è più di moda in Italia, ma in realtà mantiene un interesse straordinario. Io lo studio da diversi anni, Italo ovviamente con sta para del massimo esperto mi ha caricato adesso di responsabilità assolutamente fuori della mia portata, ma insomma, perché... Perché questo argomento ha suscitato tanto interesse in passato, lui accennava alle migliaia di libri pubblicati, perché secondo me è interessante ancora adesso. Dirò solo due cose, intanto è un pezzo di storia tipicamente europea, noi siamo abituati a fare la storia per nazione, la storia degli italiani o magari la storia dei lombardi, la storia dei francesi, la storia dei tedeschi. Se c'è un tema che è un pezzo di storia europea, quello è il tema della guerra di Spagna.
è stata una guerra che si è svolta all'interno di confini nazionali, dei confini della Spagna di allora, ma che ha visto tutte le potenze europee e mondiali in gioco, perché lì si giocavano gli equilibri europei e mondiali. E quindi è una vicenda che interessa tutta l'Europa. Ed è anche un momento in cui vengono sperimentate nuove tecniche di guerra, per esempio, tecniche che ancora adesso vediamo quando apriamo la televisione, per esempio i bombardamenti mirati sulla popolazione civile, mirati a distruggere città, installazioni civili, eccetera, nascono nel corso della guerra di Spagna. Adesso, purtroppo, quando apriamo la televisione, vediamo ancora gli effetti di quello che è stato sperimentato allora. Allora furono probabilmente sperimentate forme di guerra batteriologica, furono sperimentate forme di guerra psicologica e così via. Quindi diciamo che tutta una serie di tecniche nuove di guerra che adesso purtroppo troviamo quando accendiamo la televisione iniziarono in quel periodo lì. Quindi è un tema che in qualche modo parla a noi adesso, parla della nostra contemporaneità. Perché l'ho scritto dopo queste migliaia di libri che già sono usciti? Come diceva giustamente Italo, mancava una storia del battaglione, poi Brigata Garibaldi, perché in Italia noi avevamo avuto l'opportunità di avere delle autobiografie molto interessanti, Longo, Pacciardi, insomma tutti hanno un po'... Vaia, sì. I protagonisti di quella guerra hanno scritto qualcosa sulla guerra nella forma di autobiografia, cioè hanno raccontato queste vicende. Per esempio La Spagna brucia di Calandrone raccoglieva tutta una serie di relazioni, di testimonianze di vari comandanti sulle varie battaglie e così via. Mancava però un'opera storica, cioè che utilizzasse della documentazione storica. E qui c'è stata l'occasione che negli ultimi anni si sono aperti, sono stati resi pubblici, disponibili degli archivi. Io per esempio ho usato molto l'archivio al Fondo 545 dell'Internazionale Comunista, scusate che sono che diciamo in parte era digitalizzato al Gramsci, alla Fondazione Gramsci di Roma, ma che adesso è completamente disponibile in base a un progetto europeo che ha coinvolto gli archivi ex sovietici, è disponibile via internet, una migliaia e migliaia di documenti che sono consultabili via internet. Il Fondo 545 è quello che riguarda le brigate internazionali. Un altro fondo per esempio utilizzato è quello, l'archivio militare di Avila, lì in Spagna, lì praticamente sono raccolte anche lì migliaia di documenti che l'esercito franchista nella sua avanzata catturava e sequestrava, insomma, nelle varie caserme, presso anche reparti militari, eccetera, nel corso della sua avanzata, che sono stati diciamo conservati nell'archivio di Avila. Quindi diciamo che sono disponibili dei nuovi documenti che quindi hanno consentito di fare anche un discorso, di toccare degli aspetti nuovi o anche di confermare e documentare delle cose che già si sapevano, perché anche questo è un tema importante. Ecco, adesso è partito anche questo. Due parole sul contesto. La guerra di Spagna inizia nel luglio del 1936, cioè 3 anni dopo che Hitler ha preso il potere in Germania. Non so, ce la facciamo? Mi accendo, funziona. Sì, adesso funziona di nuovo. Inizia nel luglio del 1936, cioè 3 anni dopo che Hitler ha preso il potere in Germania e 3 anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi in un momento delicatissimo degli equilibri internazionali. Cosa succedeva? Che in quel momento pareva che tutta l'Europa stesse cadendo in mano a delle forze totalitarie di destra, fasciste e naziste. Se facciamo l'elenco è da paura. L'Italia sappiamo che c'era stata la marcia su Roma e poi nel 26 c'era state le leggi speciali e il regime fascista. Dei regimi dittatoriali militari di destra c'erano in Ungheria con l'ammiraglio Orti, c'erano in Polonia, c'erano in Portogallo, c'erano in Grecia. In Jugoslavia c'era stato un colpo di Stato del re Karađorđević che aveva ristretto le libertà democratiche. Addirittura in nazioni diciamo di antica democrazia come la Francia
nel febbraio del 1934 c'era stato l'assalto delle leghe nazionaliste fasciste francesi al Parlamento francese, il 6 febbraio, scontri violentissimi, 17 morti, e questo aveva dato origine il 12 febbraio, quindi una settimana dopo, alla prima grande manifestazione antifascista unitaria che attraversa Parigi. Invece di dividersi a seconda dei vari partiti, i manifestanti si uniscono assieme e quindi danno vita alla prima grande manifestazione antifascista unitaria. Ma voglio dire, il pericolo fascista addirittura si manifesta in nazioni di antiche tradizioni democratiche come la Francia. Questo aveva, ovviamente, senza parlare della Germania, dove nel 1933 Hitler aveva preso il potere. E questo aveva costretto anche le organizzazioni antifasciste a cambiare la loro strategia tradizionale. Il settimo congresso del 1935 aveva detto non dividiamoci più, i socialisti non sono più socialfascisti e così via, cerchiamo una strategia di fronte popolare, di unità antifascista. E quindi quando scoppia la guerra di Spagna, questa è la linea che era stata proposta un anno prima, quindi era stata proposta da poco dalle organizzazioni antifasciste internazionali. Cosa succede in Spagna? In Spagna, la Spagna è sempre stata una monarchia, ci sono solo due momenti in cui è una repubblica, nel 1931 è la seconda repubblica, cioè per la seconda volta viene costituita una repubblica, viene fatto un governo molto progressista, c'è dentro il Partito Socialista, vari partiti repubblicani e così via, che dà inizio a una serie di riforme molto coraggiose, cito solo due, quella delle autonomie locali, diciamo delle autonomie alle comunità che le richiedevano storicamente, e quindi viene fatto il primo statuto di autonomia della Catalogna, in seguito poi verrà fatto anche quello dei Paesi Baschi, la guerra civile appena iniziata, e quello del voto alle donne, cioè nelle elezioni del 1933 le donne in Spagna votano per la prima volta. In Italia diciamo che non c'è ancora, non ci sono neanche libere elezioni, quindi siamo molto lontani da questo obiettivo. Contro questa politica coraggiosa di riforme si sente, infatti qua sta facendo, contro questa politica coraggiosa di riforme viene attuato un colpo di Stato dei militari, che però non riesce bene, riesce a metà, no? Questi militari, diciamo, hanno le truppe coloniali in Marocco, il generale Franco non è neanche quello che organizza il colpo di Stato, in realtà sono altri che organizzano, c'è il generale Sanjurjo che era in Portogallo e poi muore in un incidente aereo, c'è il generale Mola che anche lui muore in un incidente aereo, insomma tutti i concorrenti di Franco in qualche modo hanno degli incidenti che li tolgono di mezzo, però non riescono a imporsi sul continente spagnolo, quindi Franco si rivolge alle potenze che lui ritiene più vicine, cioè la Germania nazista e l'Italia fascista, nel giro di una settimana, dal 17-18 luglio al 27 luglio, insomma nel giro di 10 giorni, già gli aerei italiani e tedeschi sono presenti in Spagna per favorire il passaggio delle truppe coloniali dal Marocco al continente. Quindi questo colpo di Stato che non è riuscito viene in qualche modo aiutato, appoggiato dall'Italia fascista e dalla Germania nazista. Da questo momento quello che poteva essere una vicenda interna spagnola diventa un fatto internazionale. Tutte le potenze europee, bene o male, sono coinvolte. Per gli italiani questo è, l'antifascismo italiano, è un'opportunità. Io apro solo un attimo una parentesi dicendo che anche nella storia proprio dell'Italia e del fascismo, non solo del movimento antifascista, la guerra di Spagna è centrale, perché Mussolini ha investito molto denaro, ha investito molte armi, ha perso molto denaro e molte armi, quindi diciamo la storia d'Italia la guerra di Spagna è una conseguenza, magari dopo, alla fine del mio discorso ne parlerò meglio, anche sulla storia d'Italia e sulle vicende della seconda guerra mondiale. Ma per l'antifascismo italiano si apre un'occasione, un momento di crisi dell'antifascismo italiano, perché si sperava che le sanzioni, la guerra in Africa orientale avessero
potevano creare un distacco tra il popolo italiano e il regime, invece questo non succede. Quindi è un momento di crisi, l'antifascismo italiano si trova in difficoltà e quindi lo scoppio della guerra di Spagna rimette le cose in gioco. Non solo perché per la prima volta di fronte a un'avanzata che pare irresistibile delle forze di estrema destra in tutta Europa, in Spagna invece è successo il contrario, cioè il colpo di Stato non è riuscito. E quindi c'è stata una reazione efficace. Addirittura questo colpo di Stato che voleva evitare ufficialmente, le motivazioni ufficiali, una rivoluzione, in realtà poi favorisce lo scoppio di una rivoluzione in determinate zone dove questo era fallito, no? La Catalogna, l'Aragona, dove le truppe franchiste non falliscono subito, qui si avvia una rivoluzione radicale nelle campagne e nelle fabbriche. E quindi insomma, anche per gli italiani è un'occasione insomma, per riprendere l'attività antifascista, anche perché non vanno a combattere solo il fascismo spagnolo e internazionale, vanno a combattere anche il fascismo italiano. Mussolini manda i suoi aerei mascherati, doveva essere un'operazione coperta quella in favore dei golpisti spagnoli, ma uno di questi aerei cade, viene praticamente un'operazione coperta che viene subito scoperta, quindi diventa chiaro subito a livello internazionale che il regime fascista sta appoggiando i militari responsabili del colpo di Stato in Spagna. Cosa fanno gli italiani? Come si diceva prima, bisogna vedere come si erano divise sul tema le varie potenze europee. Se il fascismo e il nazismo aiutavano i militari, la Francia e l'Inghilterra, cioè le nazioni a più antica tradizione democratica, la Francia poi era divisa dalla Germania anche da notevoli problemi e conflitti, decidono di non intervenire in favore della Repubblica, ma di creare un comitato di non intervento. Non si devono vendere le armi né a uno né all'altro. In realtà questo agevola e aiuta i militari, a cui i regimi italiano e tedesco vendevano direttamente le armi, mentre crea difficoltà alla Repubblica per procurarsi le armi per resistere all'assalto. L'Unione Sovietica decide solo in settembre di intervenire militarmente, prima interviene dando un aiuto che si direbbe adesso umanitario, cioè in medicinali, in viveri, insomma da altre forme di aiuto, ma non c'è l'intervento militare. Quindi le prime formazioni militari che intervengono, italiane che intervengono in Spagna, non vedono una presenza anche comunista, cioè a queste formazioni parteciperanno anche comunisti, ma diciamo così fra virgolette a titolo personale. E la prima e la più nota si forma il 17 di agosto, cioè un mese dopo lo scoppio della guerra di Spagna, è quella diciamo guidata da Carlo Rosselli, Giustizia e Libertà, Camillo Berneri, gli anarchici, e Mario Angeloni per i repubblicani. Quindi una formazione che nasce unitaria, che vuol mettersi a disposizione delle autorità spagnole della Repubblica presenti nel posto dove si reca, quindi visto che si forma a Barcellona si mette a disposizione del Comitato delle Milizie Antifasciste e dello Stato Maggiore dell'Esercito, perché sono quelle le autorità diciamo della Repubblica Spagnola rivoluzionarie antifasciste che sono presenti in Catalogna. E quindi questa è la prima formazione italiana che inizia a combattere in Spagna a fianco della Repubblica. Nel frattempo si erano create altre formazioni, altre milizie composte da volontari internazionali di altre nazioni, tedeschi, inglesi e così via. Altra parentesi, questi tre diciamo non faranno tutti una bella fine, insomma, no? Carlo Rosselli finirà assassinato dai fascisti francesi in accordo con i fascisti italiani nel 1937 in Francia, era rientrato dalla Spagna in Francia e gli viene assassinato assieme al fratello. Camillo Berneri morirà, come sappiamo, nel maggio del 1937 durante uno scontro interno dalle varie forze della Repubblica. E Mario Angeloni muore nel corso del primo scontro militare che questo reparto ha in Aragona, insomma muore in combattimento. Nel frattempo arrivano in Spagna anche un gruppetto di tecnici inviati dal Partito Comunista Italiano
Sono quattro militanti molto esperti, ricordiamo solo un attimo loro nome. Uno era Giacomo Pellegrini, Redi, friulano, Ettore Grassi, Osvaldo Negarville e Francesco Scocchi, quindi due erano milanesi, esatto, sì, che giungono, ma si sente bene, che arrivano in Spagna e dopo un po' mandano un messaggio a Mosca: guardate che qua ci sono già degli italiani che stanno combattendo e il nostro partito, che è così ben rappresentato nell'immigrazione antifascista, in Spagna non esce fuori da nessuna parte, quindi bisogna fare qualcosa, ecco. In seguito a questi messaggi inviati da questo gruppetto di tecnici viene formata la Centuria Castone Sozzi, che è il primo reparto militare comunista, diciamo a maggioranza comunista, che va a combattere in Spagna, è quello che appunto abbiamo messo nella foto in copertina. E non va in Aragona, va sul fronte di Madrid, diciamo che è un reparto su cui si è scritto ancora poco, ecco, che diciamo vive le sue vicende di guerra sul fronte di Madrid. Gastone Sozzi, sapete che era un operaio che era stato ucciso sotto tortura, incarcerato dai fascisti e ucciso sotto tortura nelle carceri di Perugia. Continuando le vicende, diciamo la guerra sta andando male per la Repubblica, perché grazie al ponte aereo, adesso mi soffermo molto su queste vicende, perché mi soffermerò di meno sulle vicende della Garibaldi e poi capirete perché. Le colonne golpiste erano passate dal Marocco alla Spagna grazie al ponte aereo creato da Italia e Germania, e lì stavano avanzando verso Madrid. C'era già stata la conquista di Badajoz, 3.000 morti massacrati nei giorni seguenti alla conquista, che una delle tante stragi che le colonne fasciste, le colonne franchiste fanno nel corso della loro avanzata verso Madrid. Il 27 di ottobre a Parigi c'è un incontro fra i rappresentanti del Partito Comunista, Socialista e il Partito Repubblicano, che decidono la costituzione di una legione italiana. Loro dicono: bisogna, qui c'è implicato anche il fascismo, noi dobbiamo costituire una legione italiana che dimostra che in Italia non ci sono solo i fascisti, ma ci sono anche gli antifascisti, e che deve combattere per difendere Madrid. Vengono mandati in Spagna dei rappresentanti con l'incarico di discutere col governo la formazione di questa legione italiana, ma ormai le cose sono tutte cambiate, cioè la legione italiana non si farà più. Perché? Perché il 18 settembre l'Unione Sovietica ha deciso di intervenire, di creare questa operazione molto complessa di invio di uomini e di armi e di mezzi in aiuto alla Spagna repubblicana, un'operazione complessa. Se pensiamo per esempio che le armi dovevano partire dal porto di Odessa, eccetera, e dovevano arrivare in Spagna attraverso mari sorvegliati dalle flotte fasciste, insomma, quindi un'operazione difficile e complessa, che prevedeva anche l'arruolamento di volontari. Il Partito Comunista Francese viene incaricato di organizzare questo arruolamento di volontari, vengono così create le Brigate Internazionali. Diciamo, i rappresentanti italiani arrivano a Madrid con l'incarico di costituire la legione italiana, e viene detto: no, la legione italiana non viene più costituita, qua stiamo formando le Brigate Internazionali, quindi ci sarà un gruppo italiano all'interno delle Brigate Internazionali, non più legione italiana ma un reparto italiano interno alle Brigate Internazionali, e quindi qua nasce il battaglione Garibaldi. Anche il nome di Garibaldi che viene dato non è casuale, è un nome che deve rappresentare l'unità delle varie componenti. Garibaldi, diciamo, era popolare in Italia come esponente degli albori del movimento operaio, del movimento socialista, ma era anche un personaggio risorgimentale legato alla formazione, insomma, dell'Italia, e quindi è un personaggio che poteva andare a mettere d'accordo tutte le varie componenti che all'interno del battaglione. Diciamo che le Brigate Internazionali, tutti i nomi che vengono affidati ai vari reparti delle Brigate Internazionali sono scelti con molta accuratezza in questo senso.
due parole sulle brigate internazionali, perché sono un reparto militare che voleva rappresentare nel corso di una guerra in qualche modo una società nuova, cioè un rinnovamento sociale. Perché? Intanto a fianco del comandante militare c'era un commissario. Quali erano le funzioni del commissario? Erano quelle di spiegare ai militari le ragioni per cui stavano combattendo. Voi state combattendo per sostenere dei valori, voi state combattendo per fare gli interessi del popolo, quindi non era una disciplina calata dall'alto come nell'esercito tradizionale, dove il comandante ordina e il militare obbedisce. Era una disciplina che doveva essere volontaria. Il commissario poi aveva l'incarico di curare, per esempio, le condizioni materiali dei soldati, se erano ben equipaggiati, se avevano dei periodi di riposo, se erano ben alimentati. Questo era un altro degli incarichi del commissario. Quindi il soldato non era carne da cannone da buttare sul fronte, ma era una persona di cui bisogni e di cui interessi ci si doveva occupare. Questo è in qualche modo un capovolgimento di 360 gradi rispetto a un esercito tradizionale, anche l'esercito tradizionale spagnolo. In più, per esempio, veniva vietata qualunque contrapposizione nazionale, no? Diciamo che le brigate internazionali nel corso delle vicende di guerra conoscono delle contrapposizioni, per esempio tra francesi e tedeschi, per esempio all'interno del gruppo che parlava inglese tra irlandesi e inglesi, che vengono risolte, nel senso che una parte degli irlandesi se ne va, l'altra parte invece dice no, noi vogliamo combattere a fianco dei nostri fratelli inglesi la battaglia dell'antifascismo. Quindi diciamo all'interno di brigate formate da rappresentanti di una cinquantina di nazioni, questo è un criterio insomma importante di superamento delle contrapposizioni nazionali. C'era un superamento delle contrapposizioni razziali, no? Il gruppo della quindicesima brigata degli Stati Uniti, statunitense, vedeva comandanti di razza nera che comandavano soldati bianchi, anche qui un capovolgimento totale. C'era un comandante inglese, Nathan, che era notoriamente omosessuale, quindi diciamo era un reparto militare che voleva in qualche modo configurare al suo interno una società nuova, la società nuova per cui appunto stava combattendo. Non erano previste le donne, questo è un punto diciamo su cui si può discutere. Le donne erano previste all'interno dell'esercito come infermiere, quindi diciamo una posizione abbastanza tradizionale, non però armi in pugno. Difatti la figura della miliziana spagnola, la donna con le armi in pugno, è del primo periodo della guerra di Spagna. Poi quando vengono formate le brigate internazionali, sebbene in alcuni reparti continuino ad esserci, ma diciamo viene questo aspetto, non c'è più. Ecco. Il battaglione Garibaldi viene creato al posto della legione italiana, però gli accordi che erano stati presi per costituire la legione vengono in qualche modo mantenuti, e difatti il battaglione è l'unico battaglione nel primo periodo di ottobre, novembre, il periodo del grande ciclo di battaglie sul fronte di Madrid, è il battaglione che ha due commissari e un comandante. È un'eccezione, perché ci doveva essere un comandante e un commissario, non due, vengono solo in tre, perché appunto viene rispettato la composizione politica del gruppo che aveva fatto l'accordo di Parigi per la legione italiana. Quindi c'è Pacciardi che diventa comandante militare del battaglione Garibaldi e Roasio e Azzi, cioè un comunista, un socialista, che diventano commissari sempre del battaglione. Allora, io ho fatto questa amplissima premessa che diciamo racconta tutto quello che succede prima, perché non vi descriverò tutte le battaglie che ha superato il battaglione Garibaldi, che poi si è trasformato in brigata Garibaldi, la dodicesima brigata internazionale. Dodicesima, spieghiamo, non è che ce n'erano 11 prima, il numero 12 era all'interno dell'esercito popolare repubblicano, era la brigata numero 12,
ma prima c'era una sola brigata internazionale, cioè l'undicesima, poi ce ne saranno altre, si arriverà fino alla quindicesima, più insomma altre che vengono create nel frattempo. Io non vi racconterò le battaglie perché sarebbe assurdo, voi le potete leggere sul libro, ma si può tentare un bilancio sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico. Quanto tempo ho ancora? Diciamo ancora un... Adesso quello che ti serve a intrattengo ancora una decina di minuti, poi magari vediamo se ci sono domande, se ci sono cose del genere. Militarmente... noi abbiamo prima dicevo che la guerra di Spagna è anche una guerra in cui vengono rinnovate molte tecniche militari, vengono sperimentate tecniche nuove, l'aviazione, quindi bombardamento sulle aree civili, un diverso uso dei carri armati, dei tank, soprattutto nel corso della battaglia dell'Ebro. Il generale nazista von Thoma sperimenterà una nuova forma di uso dei carri armati, alcune diciamo tecniche di guerra si dimostrano anche completamente superate, le famose cariche di cavalleria marocchina, Mora, che io posso capire che incutevano il terrore, no? Vedere centinaia e centinaia di uomini a cavallo con le mantelline svolazzanti che puntano verso di te. E sai che se arrivano fin dove sei tutti massacrano, però una carica di cavalleria Mora di fronte alle mitragliatrici Maxim sovietiche, che mi pare che sparavano 5 colpi al secondo, si trasforma in un massacro, quindi praticamente i cavalli verranno poi usati solo per il trasporto di varie cose, ma diciamo le cariche di cavalleria si rivelano abbastanza inadeguate, anche se ovviamente alcune raggiungono i loro obiettivi. Ecco, quindi c'è una grande sperimentazione di tecniche nuove di cui partecipano anche le brigate internazionali e gli italiani al loro interno. Va detto che il loro ruolo militare, delle brigate in generale, è fondamentale nella prima fase della guerra, quindi nel corso delle battaglie sul fronte di Madrid. Mentre diciamo con l'avanzare della guerra, quindi diciamo che c'è una grande efficienza militare difensiva, quando l'esercito repubblicano passa all'offensiva c'è tutta una serie di problemi che io nel descrivere alcune battaglie evidenzio, che rendono le offensive dell'esercito repubblicano piuttosto insomma non così efficaci come si sperava, ma soprattutto le brigate internazionali perdono il loro ruolo specifico, nel senso che non essendo possibile di fronte a un elevatissimo numero di perdite, noi abbiamo calcolato circa il 25% di caduti, perché quando si parla di perdite c'è anche chi intende caduti e feriti, 25% di caduti fra diciamo le persone che hanno combattuto nelle brigate internazionali, quindi è un numero elevatissimo che diciamo le statistiche comuni delle vicende insomma degli altri reparti militari non troviamo dei numeri di questo tipo, quindi di fronte a un numero così elevato di perdite, poi vi dirò anche perché c'erano queste perdite così elevate, di fronte a un numero così elevato di perdite e alla mancanza di rincalzi, le brigate internazionali vengono diciamo supportate dall'ingresso sempre maggiore di spagnoli. Nel corso dell'ultima battaglia, quella dell'Ebro, quella diciamo dell'estate autunno del 1938, anche la dodicesima brigata, cioè la brigata Garibaldi, il battaglione che si è trasformato in brigata Garibaldi, è composta in maggioranza da spagnoli. Gli italiani sono presenti nei gruppi di comando, sono presenti anche nella truppa, ma sono in minoranza ormai in confronto agli spagnoli. E questo non è visto diciamo come un fatto negativo, perché dimostra in qualche modo che l'esempio delle brigate internazionali aveva contribuito a un aumento dell'efficienza dell'esercito repubblicano in generale, insomma, no? Quindi, però dobbiamo constatare che c'è un sempre maggiore aumento di militari spagnoli all'interno di tutte le brigate internazionali, perché c'era questo numero elevatissimo di caduti,
E qui, diciamo, io tocco un po' questo tema. In alcuni casi c'erano state le operazioni erano state organizzate male. Io adesso accennerò solo a una che è la battaglia di Huesca, per esempio, la battaglia di Huesca del giugno del 37. Nel corso della preparazione della battaglia muore, colpito da una cannonata franchista, un generale popolarissimo tra gli italiani, che era Béla Frank, ovvero Mate Zalca, ovvero il generale Lukács. Perché tutti questi nomi? Bisogna pensare il nome di questa persona, che era stato un ussaro dell'esercito austro-ungarico, poi era entrato nell'organigramma, diciamo così, della Internazionale Comunista, era Béla Frank. Queste persone, quando entravano come funzionari nell'Internazionale Comunista, cambiavano il loro nome, quindi da Béla Frank era diventato Mate Zalca. Poi, andando in Spagna, cambiavano di nuovo il loro nome, quindi era diventato generale Lukács. Il generale Lukács, passando con la macchina per ispezionare il fronte, diciamo, viene visto dai franchisti, che sparano una cannonata e centrano la macchina e muore. Quindi il battaglione in fase di trasformazione in brigata italiana non partecipa al primo assalto a Huesca. A questo assalto partecipano altre formazioni, devono percorrere un terreno di circa 2 km allo scoperto sotto il fuoco dei franchisti, l'attacco non riesce e diciamo comporta molti caduti. Dopo qualche giorno l'attacco viene ripetuto. Allora, da parte italiana viene proposto un piano d'assalto diverso, no? Non facciamo la stessa cosa di prima, non è riuscita prima, adesso manca anche l'effetto sorpresa, non può riuscire la seconda volta. Invece viene ripetuto esattamente nello stesso modo in cui era stata ordinata in precedenza. Diciamo, i brigatisti italiani sono bravi, sono coraggiosi, avanzano, ma non riescono a ottenere l'obiettivo, e difatti la battaglia di Huesca è una delle battaglie in cui proporzionalmente cade un numero maggiore di italiani, insomma di garibaldini, rispetto alle altre brigate. Di chi è la colpa? Loro danno la colpa al nuovo comandante venuto al posto di Lukács, che era Kleber. Kleber, in una relazione fatta a Mosca per difendersi dalle accuse che gli erano state fatte, perché bene o male quando torna a Mosca era uno che aveva perso, dice: no, è colpa di uno spagnolo, il comandante Vicente Guarnier. Adesso non sappiamo bene di chi è la colpa, però è chiara l'assurdità dell'ordine di battaglia. In seguito a questa battaglia ci sarà una specie di sollevazione, di mini sollevazione, insomma, in mezzo tra i garibaldini, che accuseranno i comandi, ma qui, diciamo, ci portano al suicidio. Io ho conosciuto bene Vincenzo Tonelli, un garibaldino friulano che aveva combattuto in Spagna, poi nella resistenza in Friuli, che gli era stato proposto un passaggio di grado dopo la battaglia di Huesca, e lui per protesta dice: no, io non voglio trovarmi nell'occasione di dare gli stessi ordini che ho sentito dare nel corso della battaglia, insomma. Quindi, diciamo, c'erano delle operazioni che erano organizzate male. Vediamo il lato opposto. Sui comandanti, io ho fatto un elenco di comandanti e commissari alla fine del libro, che è piuttosto anche, diciamo, non so se neanche completo. Che è utile, perché cambiavano continuamente. Esatto, cioè se voi vedete, c'è un ricambio continuo di comandanti e di commissari. Perché? Perché diciamo, alcuni vengono spostati ad altre unità, altri vengono destituiti per incapacità, poi magari vengono recuperati in un secondo momento, e altri muoiono. Ci sono alcuni che durano poche ore. Uno viene, per esempio, Giua, viene nominato comandante e dopo un paio d'ore viene ferito mortalmente. Quindi bisogna anche pensare in qualche modo alla pressione psicologica che vivevano questi comandanti e commissari. Cito solo un caso che riguarda la prima battaglia che sostiene il battaglione Garibaldi a Madrid, il Cerro de los Sangares, che poi loro ribattezzano Cerro Rojo. Una delle compagnie perde la strada, non arriva al fronte e quindi non partecipa alla battaglia del Cerro Rojo.
Il comandante di questa compagnia non solo viene destituito per incapacità, ma dopo qualche giorno viene ricoverato per malattie nervose. Io penso che il poveretto si sia sentito più di un rimprovero per l'errore commesso. Quindi da un lato c'erano ordini sballati, dall'altra però evidentemente c'era anche una pressione psicologica fortissima che gravava su questi comandanti e commissari. Termino parlando del problema politico. Il problema politico è perché piuttosto complesso. Il battaglione mantiene un carattere unitario all'inizio, diciamo, della sua formazione. Quando si trasforma in brigata, dopo la morte di Lukács, che doveva passare alla 45esima divisione, va bene, bla bla bla, prende il comando Pacciardi, e commissario, Pacciardi repubblicano, e commissario, adesso ne hanno messo uno solo, prima erano due, dopo ne hanno messo uno solo, è Barontini. Dopo l'UN, nell'agosto del 1937, Pacciardi, che è il comandante del battaglione, dice basta, noi non possiamo più stare qui in Spagna, abbiamo dato quel che possiamo dare, i garibaldini sono stanchi, esausti, c'è sempre più una presenza spagnola e quindi il carattere italiano della brigata, diciamo, sta diminuendo, diventa una brigata italo-spagnola. E quindi io propongo che la brigata Garibaldi venga sciolta, che gli italiani ritornino in Francia e dopo lì magari si può ritornare in Spagna in altro modo, oppure si può fare si può sostenere la Repubblica Spagnola stando in Francia. Quindi è una proposta di scioglimento del battaglione da parte del suo comandante, una cosa direi gravissima. Questo provoca diciamo, una serie di tensioni, di discussioni. Pacciardi se ne va in Francia ha una discussione con gli altri rappresentanti del patto di Parigi, cioè comunisti e socialisti, decide di ritornare in Spagna, va bene, io ritorno in Spagna, riprenderò il comando della Garibaldi, ma nel frattempo è stato destituito da Kleber e mandato ad altro incarico. Lui rifiuta questo, quindi se ne torna definitivamente in Francia e questo crea la prima grave crisi politica all'interno della Garibaldi. Al posto di Pacciardi viene nominato, apro una parentesi, Carlo Penchienati, che è un personaggio su cui insomma esistono alcuni dubbi, ecco, sulla sua coerenza antifascista, che però verrà dimesso dopo qualche mese per incapacità, vero supposta, insomma, e quindi diciamo che la brigata Garibaldi entra in una crisi politica che verrà risolta solo l'anno dopo, nell'autunno del 38, nel corso della battaglia dell'Ebro, quando Alessandro Vaia, che allora era conosciuto col nome di Martino Martini, prende in mano la brigata, insomma, in qualche modo la rincuora, la ricompone, ecco, no? Chiamando di nuovo alcuni comandanti che erano stati destituiti e così via. Infatti partecipa nel settembre del 38 alla battaglia sul fronte dell'Ebro comportandosi molto onorevolmente. La vicenda di Pacciardi ha un seguito con una vicenda Barontini, analoga, su cui forse si è discusso di meno, perché Barontini viene anche lui destituito e mandato via dalla Spagna, ufficialmente per una cosa abbastanza, diciamo, che apparentemente poco importante. I garibaldini sono schierati sotto la pioggia in attesa della visita del generale Kleber. Il generale Kleber non arriva, i garibaldini sono bagnati fradici, per cui lui dice, ma guardate, andate a ripararvi. Nel momento in cui questi vanno a ripararsi, arriva il generale Kleber, non trova nessuno, convoca Barontini e gli dice, senti, ma no, sei destituito, anzi, gli viene detto in modo più perfido, viene accolta una tua domanda di riposo e quindi viene cacciato dalla Spagna. Barontini scrive una lettera a Togliatti, che io ho rintracciato al Gramsci, in cui chiede aiuto, ma diciamo dammi una mano, qua mi cacciano via per una stupidaggine. E Togliatti gli risponde, no, guarda che noi siamo d'accordo che ti mandino via, perché tu non hai saputo gestire bene la vicenda Pacciardi. Tu non dovevi andare contro Pacciardi, tu dovevi invece cercare di ottenere il favore, il consenso dei combattenti di Giustizia e Libertà Repubblicana, eccetera, all'interno della brigata. Ti sei dimostrato incapace di gestirla, è successo quel pasticcio lì e quindi te ne vai anche tu dalla Spagna. Insomma, non dice queste parole esatte, insomma, no? Io le cito, però la sostanza del discorso è questa.
E quindi diciamo sia il comandante che il commissario della brigata Garibaldi vengono rinviati, uno se ne va di sua iniziativa e l'altro viene cacciato in Francia. Quindi capirete l'entità della crisi politica che investe la brigata. Ecco, io ho finito, l'ultimissima cosa che volevo dire è che le forze antifasciste perdono la battaglia spagnola, però il regime fascista impiega un sacco di soldi, quasi l'equivalente del bilancio delle forze armate di un anno per diciamo sostenere Franco e quindi sostenere le truppe italiane che vanno a combattere per Franco. Perde un sacco di mezzi, sia perché vengono distrutti nel corso della guerra, sia anche perché gli spagnoli, i franchisti, non restituiscono poi gli aerei e il materiale italiano rimasto in Spagna, se lo tengono. Quindi l'esercito italiano, quando inizia la seconda guerra mondiale, è indebolito sia dal punto di vista dei mezzi sia dal punto di vista economico quando entra nella seconda guerra mondiale. Quindi in qualche modo la sconfitta subita in Spagna ha però un effetto anche nell'indebolimento dell'esercito italiano quando inizia la seconda guerra mondiale al fianco di Hitler. È uno slogan dire che una sconfitta è una premessa di vittoria, è una cosa un po' così, però insomma in qualche modo si può vedere anche in questo senso. Scusate che mi sono dilungato, io finisco qua. Grazie, grazie. Allora, se mi permettete un piccolo intervento da parte mia e poi lasciamo alle domande, alle curiosità. No, un intervento no, facciamo una roba più veloce. Leggendo il libro e anche dall'esposizione di Puppini si capisce che è un libro assolutamente non retorico. La retorica non c'è, qua si descrivono proprio dei fatti tra l'altro con una dovizia di particolari, di testimonianze eccetera. Io poi sono uno che pur avendo fatto il militare, di cose militaresche non ci capisce granché, quindi fra divisioni, brigate eccetera mi sono perso, diciamo, però rimane questo taglio molto chiaro e soprattutto, dicevo appunto, antiretorico. Si va a parlare, a sviscerare. L'esempio, quello dei soldati sotto la pioggia, è eclatante, bellissimo, ma ce ne sono altri. Per cui la storia raccontata dal libro è storia con la S maiuscola, la storia, ma anche sono le storie di vari gruppi umani, chiamiamoli così, mi piace chiamarli così. E poi ci si appassiona molto e un po' ci si arrabbia, perché io devo dire la verità, leggendo un po' mi arrabbio, dico ma porca miseria questi qua, ma quanti errori, per non chiamarle un altro, ne hanno fatto, ma possibile, si ripetono le operazioni in terreno scoperto, c'è gente che rimane sotto il sole in pieno luglio giorni interi in mezzo alla sabbia con la lingua gonfia, non riescono neanche a parlare, senza acqua perché non arriva là. Insomma, ci sono delle cose. Questo però tradotto in un altro linguaggio, questo sì, questa forse sarà retorica, non lo so, ma parla anche di eroismo puro, cioè questi ragazzi, questa gente che era lì ha sopportato delle cose che veramente, io non so se un umano, almeno ragionando con la testa nostra dell'oggi, potrebbe sopportare. Quindi è una lettura piacevole. Poi ci sono tante altre curiosità, ma io spero che emergano dalle domande del pubblico, per cui lascio la parola alla platea. No, ancora un attimo, volevo solo dire ancora un attimo, vi ho citato più o meno una parte delle nostre pubblicazioni, mi sono dimenticato di citare un libro fatto da Puppini e da uno storico spagnolo bilingue sulla battaglia di Guadalcanal, che ha avuto un grande successo in Spagna. Qui in Italia quasi niente, però fa parte degli incerti del mestiere. Qui abbiamo appunto il libro appena fatto da Puppini per la storia della Brigata Garibaldi. Ho portato qualche copia del libro con le biografie delle donne italiane e un po' di copie dei due CD musicali che abbiamo realizzato. Vi avevo citato all'inizio questo web documentario fatto sui combattenti di Spagna, dalla Spagna alla Resistenza, no? Chi volesse andarselo a vedere
è visibile gratuitamente su internet. Qui ci sono delle cartoline che lo descrivono e c'è l'indirizzo che poi è molto semplice, la lunga resistenza.it. C'è un difetto, è lungo 3 ore e mezza, però potete vedere a pezzi. La parola a voi. Ci sono domande come curiosità dall'esposizione? Possiamo fare una di quale fonda? Comporta una serie di riflessioni molto pesanti. Intanto questo mito del garibaldino è una cosa che andrebbe completamente cancellata, perché Garibaldi è stato utilizzato in tutte le salse, ma Garibaldi non è mai stata riscritta seriamente la sua storia da parte della sinistra. Garibaldi poi agiva per conto di Savoia e per conto del Piemonte, e quindi questo falso mito del Garibaldi è una cosa che ci portiamo dietro. Però questa è una parentesi di tutta la questione. La storia invece della rivoluzione, della guerra spagnola, è una storia molto complessa e indubbiamente va vista in un'ottica ben più complessa. Chi determinava lo scontro in Spagna era l'Internazionale Comunista e soprattutto l'Unione Sovietica. E su questo inviterei a leggere anche alcune riflessioni di Gramsci su questo. Gramsci era molto critico, è stato molto critico su questa vicenda, perché il fronte che si era creato contro il fascismo imperante non teneva conto di una componente fondamentale, perché la componente internazionale era una componente variegata di anarchici, pumisti, e lo scontro che c'è stato all'interno della guerra fra le forze, diciamo, che si opponevano al fascismo è stato micidiale, una delle cause soprattutto della sconfitta. Non c'è mai stato un'unità di intenti su questa roba qui, quindi questa poi l'abbiamo pagata pesantemente. Mi ricordo che ho parlato lungamente con l'ultimo ministro degli esteri della Repubblica Socialista di Spagna, Álvarez del Vaio, che ha soggiornato molto spesso in Italia, e gli episodi che ha citato era che nel confronto internazionale, perché c'è stato il governo spagnolo ha lavorato nelle cancellerie di tutta Europa cercando alleanze e cercando aiuti, però il silenzio è stato assordante, e lo citava poi poco fa, ho sentito questo atteggiamento degli inglesi, questo atteggiamento della sinistra inglese è stato molto molto pericoloso. Per cui indubbiamente la chiave di lettura che ha fatto il compagno che ha scritto il libro è una chiave di lettura su un aspetto particolare. Andrebbe e bisognerebbe analizzarlo molto più profondamente, perché bisogna ritornare indietro anche nella crisi della sinistra tedesca. Ricordiamoci le divisioni della sinistra tedesca che hanno portato poi al nazismo, che hanno portato il nazismo a vincere addirittura elettoralmente, si sono riflesse poi su tutta la vicenda europea, e i riflessi si sono avuti anche nel campo militare, nel campo politico, con la guerra di Spagna. Grazie. Grazie. Poi ci fermiamo un attimo. Sì, io volevo capire a livello popolare qual era il sostegno e il supporto soprattutto sul fronte d'Aragona. Tu hai citato Huesca parlando appunto di disorganizzazione militare. Mi chiedevo, dopo il 37 e dopo la guerra interna di fatto tra stalinisti e dall'altra parte anarchici e pumisti, come e se viene meno anche il supporto della popolazione locale, e se questo in qualche modo ha avuto delle conseguenze anche rispetto alle sorti della battaglia. E la seconda era, secondo te c'è stato
come dire, nel 38 dopo la conferenza di Monaco, anche un venir meno del supporto sovietico anche in termini proprio di organizzazione tattica delle brigate, e questo in qualche modo ha comportato anche gli esiti un po' disastrosi, rocamboleschi, che tu hai sottolineato, un po' di disorganizzazione anche nelle stesse gestione delle battaglie. Facciamo rispondere, se è breve, ma dai, un minuto soltanto. Nella guerra civile spagnola si è verificato un fatto che è poco noto secondo me. Dunque, negli interventi internazionali da parte del sostegno verso la Repubblica Spagnola, ma c'è stato anche un intervento fattore umano il sostegno a Francisco Franco, cioè il fascismo spagnolo, che era fatto da italiani in ambi i fronti. Quindi, se vogliamo, è stato io accuso il fascismo anche di una guerra civile italiana combattuta in terra spagnola, perché italiani contro italiani si è verificato. Allora, sono domande che mi portano dal lato Garibaldini, 12ª Brigata, al lato dei massimi sistemi, cioè parlare della guerra di Spagna, che in qualche modo cambia un po' le cose, e qui potrebbe stare, diciamo, fino a domani mattina a parlare di queste cose. Comunque cerchiamo di rispondere in maniera assolutamente sintetica. Allora, la prima domanda sui cattolici, diciamo, modo di presentare le brigate internazionali venivano presentate come espressione di unità politica, soprattutto la Garibaldi, veniva detto anche che vi partecipavano alcuni cattolici antifascisti. Questo è stato vero, cioè un numero ridottissimo di cattolici che venivano dall'esperienza del Partito Popolare e così via, ha partecipato alla guerra di Spagna. Uno di questi, un toscano, Orlandini, ha scritto anche delle memorie sulla sua partecipazione alla guerra di Spagna. Era però una partecipazione assolutamente... era forse più un auspicio, diciamo, di riuscire a inglobare nel fronte popolare anche i cattolici che una realtà. Queste memorie di Orlandini sono piene di aneddoti molto particolari, molto divertenti. Ne cito solo uno, per scendere così da questa cosa professorale di discorso sui massimi sistemi. Lui arriva come comandante, come ufficiale delle brigate internazionali, arriva in un paesino spagnolo e scopre che i preti, che in realtà dovevano essere gli abitanti del paese, dovevano dichiarare l'autorità se c'era il prete, no? Perché soprattutto dopo che i vescovi spagnoli avevano appoggiato completamente la crociata di Franco, perché Franco presentava il suo colpo di Stato come una crociata in difesa del cattolicesimo, il prete era visto come possibile nemico avversario, quindi bisognava denunciare la sua presenza. Lui arriva lì e invece il prete vive nel paesino nascosto, allora dice scovatevi il prete. Allora gli abitanti del paesino, insomma anche intimoriti, scovano il prete e lo portano alla presenza di questo ufficiale delle brigate internazionali. Il prete probabilmente pensa di essere fucilato, cerca di difendere quelli che l'hanno nascosto, è colpa mia, non è colpa loro, eccetera. Orlandini comincia a parlare, insomma gli dice varie cose, per esempio perché gli spagnoli appena scoppiato il colpo di Stato se la sono presa con i preti e non più che non con i proprietari terrieri. Voi sapete che durante la guerra civile, nella prima fase della guerra civile, sono stati uccisi circa 7.000 preti, esponenti religiosi, eccetera. Questa è una storia molto vecchia, che non parte con la guerra civile. Che è specifica della Spagna. Nell'epoca contemporanea la prima grande incendio e devastazione di conventi è nel 1834, quindi è una storia che si ripete e così via. I preti erano accusati di aver avvelenato i pozzi, che è l'accusa che la Chiesa Cattolica faceva nel Medioevo agli eretici. Gli eretici e gli ebrei avvelenano i pozzi e quindi è giusto bruciarli sul rogo. Quindi diciamo, è una storia molto lunga, no? Che diciamo, si ripete agli albori della guerra civile, ma che non c'entra niente, insomma, con socialisti e comunisti e la Repubblica, eccetera. Infatti la Repubblica cerca di porre un freno a questa cosa.
il prete pensa ormai che sarà fucilato, alla fine Orlandini dice sì, ma guardi che io sono cattolico, l'ho fatto chiamare per confessarmi. Allora il prete resta così, dice le vie del Signore sono infinite. No, è una serie. Però voglio dire, Orlandini è un'eccezione, ecco, non esiste una partecipazione cattolica, insomma, che sia consistente alle brigate internazionali. Direi che anche se vediamo gli italiani, non c'è neanche una presenza di intellettuali. Le brigate internazionali da qualcuno sono state definite il reparto militare più intellettuale della storia. Forse questo riguarda, non so, la componente inglese, dove c'erano anche diversi scrittori, anche alcuni nobili addirittura. Ma gli italiani, quelli che noi abbiamo censito, erano in stragrande maggioranza, quasi tutti erano operai, lavoratori, braccianti, muratori, insomma era una componente popolare, un antifascismo operaio e popolare, quindi anche, diciamo, non c'è una grossa partecipazione intellettuale alla guerra dal lato degli italiani, dal lato della Repubblica durante la guerra di Spagna, è meno di non considerare intellettuali esponenti politici come Togliatti, come Longo, insomma, questi erano più terni esponenti politici. Allora, differenze tra anarchici e altri, anche qui una domanda che si potrebbe, allora, molto sinteticamente, anche gli anarchici entrano nel novembre del 36 nel governo repubblicano, quindi violando, diciamo così, quella che era la loro idea, no? Noi non parteciperemo mai al potere politico, ai giochi parlamentari e così via, perché siamo un'altra cosa. Di fronte alla minaccia fascista entrano quattro ministri anarchici, entrano nel governo socialista di Largo Caballero dell'epoca, quindi si forma questa unità politica, però in realtà le differenze sono molto forti e sono la base. Qual è la differenza? Che il settore rivoluzionario dice facciamo la rivoluzione e così vinceremo la guerra, mentre dall'altra parte il settore governativo dice la cosa importante è vincere la guerra, poi faremo la rivoluzione. Anche se va detto che ragionando con i criteri di oggi, anche quelli che dicevano prima vinciamo la guerra poi faremo la rivoluzione avevano un programma avanzatissimo, no? Che noi considereremo avanzatissimo, ecco, che però non era la stessa cosa della rivoluzione che stavano facendo gli anarchici nelle campagne, anche nelle città, nelle industrie catalane e così via. Quindi gli scontri che nascono poi nel maggio del 37, che vedono contrapposti non tanto comunisti anarchici ma governativi e rivoluzionari, mettiamola così, sono scontri che nascono da differenze molto radicate, differenze diciamo dal basso, che coinvolgevano i militanti. Difatti alcuni esponenti anarchici, quelli che partecipavano al governo, arrivano a Barcellona e dicono cercate di non sparare, cerchiamo di comporre la situazione, perché se no litighiamo, arriva Franco e perdiamo tutti quanti. Ecco, però non questo tentativo di comporre la situazione fallisce. Tra l'altro i comunisti approfittano della questione per colpire il POUM, cioè il Partito Comunista Non Stalinista. André Nin viene fatto sparire, viene praticamente ammazzato, viene costruita un teatrino ridicolo che vorrebbe che lui era scappato, insomma, era scappato a Salamanca, che era il centro della Spagna franchista e così via. Ma invece ha una certa cautela con gli anarchici, perché nei documenti che gli ho letto dice gli anarchici sono differenti da noi, insomma non seguono quello che diciamo noi eccetera, però hanno un appoggio popolare, senza gli anarchici noi non possiamo avere un seguito, militarmente l'esercito repubblicano non può avere l'efficienza che ha adesso, e quindi diciamo loro colpiscono molto duramente il POUM mentre sono piuttosto cauti con gli anarchici. Mito garibaldino, sì, cioè Garibaldi combatteva per i Savoia, i familiari di Garibaldi, i figli eccetera, non erano spicchiatamente antifascisti, anche c'era chi era fascista, però in qualche modo la figura di Garibaldi è stata recuperata perché ha messo insieme
sotto una luce antifascista tutte le componenti del battaglione. Poi sono utilizzate durante la resistenza in qualche modo, perché c'era la tradizione nata nella guerra di Spagna, insomma, no? Quindi il fatto che corrispondesse letteralmente storicamente a quella che è stata la figura di Garibaldi è in qualche modo un po' discutibile, ma insomma anche forse meno importante, ecco, perché importa quello che voleva, quello che era il significato che era stato dato alla figura di Garibaldi. Allora, la responsabilità, dopo il maggio del 3, gli scontri del maggio del 37, c'è stato un appoggio popolare alla Repubblica, diciamo che si è verificato una contrapposizione interna. Nel libro c'è qualcosa del genere, perché quando i garibaldini vengono mandati in Aragona per la battaglia di Huesca, loro arrivano a Huesca, che è il centro principale della zona, e vengono visti con molta freddezza dagli abitanti. Pacciardi manda a informarsi e dicono: perché siete visti come degli emissari dell'Unione Sovietica che vuole, diciamo, mettere sotto il tacco della scarpa gli anarchici, vuole reprimere gli anarchici, voi siete qui in Aragona per reprimere gli anarchici. Allora loro dicono: no, noi siamo qua per combattere, non ci intromettiamo nelle vicende interne spagnole. Difatti poi vengono mandati a farsi massacrare sul fronte di Huesca. Però questo è un segno che esisteva una... questi scontri avevano, prima dimostravano e poi avevano acuito una contrapposizione interna fra le varie componenti. Io continuo però a pensare che l'esito della guerra di Spagna non sia dato da questo, ma sia dato dalla insufficienza di armamento che aveva la Repubblica. Ci sono dei libri proprio che analizzano in termini abbastanza sistematici questa cosa. La Repubblica non ha ricevuto armamento sufficiente in grado da fronteggiare le armi che ricevevano il Franco da parte appunto della Spagna e Germania, da parte dell'Italia fascista e della Germania nazista. Poi c'erano il Portogallo, per esempio, che aveva inviato degli uomini, insomma, e così via. Quindi c'era una sproporzione di tipo militare, quindi in qualche modo è stato il comportamento dell'Inghilterra e della Francia che è responsabile del patto di non intervento, che hanno la responsabilità principale dell'esito sfortunato per la Repubblica della guerra civile spagnola, che poi anche il termine civile in qualche modo bisognerebbe dire guerra di Spagna, perché insomma hanno partecipato un po' tutte le potenze europee, ecco, quindi civile fino a un certo punto. Ci sono altre domande? Subito, immediatamente, per curiosità. Allora, io invece volevo chiederti su alcuni aspetti particolari che mi hanno colpito leggendo il libro, di spiegarlo, di raccontarlo. Ad esempio, la questione delle divisioni fra gli spagnoli, cioè quelli di nazionalità spagnola, e i non spagnoli. Spesso si sono create delle problematiche su questa cosa, e questa è una, e poi il discorso della disciplina militare. Purtroppo la disciplina militare in guerra è una cosa che serve, no? Serve per l'efficienza dei reparti, eccetera, eccetera. Però lì c'era una stranissima disciplina militare che doveva contemperarsi con tutti i discorsi che hai spiegato tu, cioè il fatto che comunque siamo un esercito di tipo diverso, siamo un'armata popolare, eccetera, eccetera. Vorrei che tu chiarissi un po' di più questi due aspetti. Sì, intanto prendo 5 libri e mi metto di là, perché chi va via e lo vuole prendere, così non lo può prendere. Quanto costano? 15. Ci sono altre domande che attaccare alla mia? 5. Dai racconti ricevuti dai compagni ma in particolare da un compagno che continuava a dire che erano in Spagna e invece aveva il compito soltanto di collegamento tra gli aiuti che arrivavano in Francia e poi si portavano in Spagna. E lui mi raccontava, ma adesso la tua ricerca può dare una risposta molto seria, che dei ritardi, delle difficoltà le aveva proprio dall'Unione Sovietica, che gli aiuti erano discussi, che l'Unione Sovietica poi in definitiva arrivò in ritardo ad arrivare i compagni militari armati. Altre domande da aggiungere? Sì. Facciamo questo blocco, poi casomai. Allora, spagnoli e non spagnoli, sì, c'è inizialmente una diffidenza
dei veterani delle brigate verso le reclute spagnole. Diciamo che nell'estate del 37, quando le brigate vengono ristrutturate, iniziano a essere invece sempre più spagnoli, gli internazionali, un gruppo di loro erano ormai veterani, avevano già insomma combattuto diverse battaglie, spesso gli spagnoli erano delle reclute. Quindi c'è una diffidenza che però viene a volte punita anche abbastanza severamente dai comandi. Per esempio non era riferito a italiani, ma a diciamo internazionali di altra nazionalità che avevano parlato male pubblicamente degli spagnoli, che erano degli incapaci, eccetera, che vengono puniti severamente dai comandi, perché questa cosa non si poteva fare. Però durante la battaglia di Brunete del luglio del 37, qui entra anche il tema forse della disciplina, le reclute spagnole sono terrorizzate dalla violenza dei combattimenti, perché sono state messe per la prima volta al fronte senza un'adeguata preparazione anche psicologica. E ci sono anche casi di comandanti e commissari che di fronte al rifiuto di combattere tirano fuori la pistola, perché poi alla fine, messi alle strette, il reparto deve fare delle cose e quindi diciamo chiaramente la disciplina ottenuta con la convinzione è un progetto, è un obiettivo che non è detto che sia stato raggiunto in tutte le situazioni. Il comportamento poi dei comandi superiori è oscillante in questo, di fronte a episodi di questo tipo, nel senso che da una parte si ritiene che il comandante ha fatto bene o il commissario ha fatto bene, dall'altra invece ci sono altri che vengono puniti per aver fatto la stessa cosa, insomma per essersi comportati come un comandante di un esercito tradizionale. Quindi diciamo che quello della disciplina è un problema che resta in qualche modo con un punto di domanda, no? È più un obiettivo che non un risultato raggiunto. La diffidenza tra spagnoli e spagnoli viene in qualche modo superata poi alla fine, perché quando gli spagnoli sono in maggioranza e anche loro hanno superato le loro prove, diciamo soprattutto nel corso della battaglia dell'Ebro eccetera, si insiste su questo fatto, gli spagnoli che combattono valorosamente, eroicamente a fianco delle brigate internazionali. Molti anni dopo, quando si va a fare le celebrazioni in Spagna, ci sono anche gli spagnoli che dicono vabbè, ma noi abbiamo fatto le cose, non le brigate internazionali, quindi diciamo poi le cose girano anche così. In realtà insomma, il discorso è complesso, perché la situazione reale era complessa, però in questo caso della divisione tra spagnoli e spagnoli una soluzione è stata trovata, nel senso di integrare efficacemente i volontari spagnoli all'interno delle brigate internazionali. Insomma, alla fine non c'era più una differenza, un conflitto tra spagnoli e non spagnoli. Scusami, per me, dopo c'è la domanda sul ruolo dell'URSS. Sì. È bellissimo quell'episodio delle proteste per via della mensa degli ufficiali, se vuoi ricordarlo, secondo me è una chicca. No, beh, questo è all'inizio, quando viene formato il battaglione Garibaldi, a parte che deve intervenire Roasio a dire no, voi non potete mettere nome alla compagnia Cranci, perché è stato deciso di mettere un altro nome, no? E quindi deve far pesare tutta la sua autorità, perché le compagnie erano, i nomi da segnare alle compagnie erano stati divisi in modo da dare un contentino a tutte le componenti politiche, quindi non c'era una compagnia per dare nome Gramsci, quindi va bene. Sì, questo episodio, quindi viene, a un certo punto viene istituita la mensa ufficiali e lì c'è una specie di rivoluzione tra i garibaldini, dicono ma non è possibile che un esercito del popolo, un esercito rivoluzionario abbia una mensa ufficiali distinta dalla mensa della truppa. Qui si fa della camorra, no? Voi fate della camorra con i viveri, vi tenete i viveri migliori, insomma, no? E lì dice che c'è stato un grande diciamo, lavoro dei comandanti per far accettare ai soldati questa realtà, spiegando che così gli ufficiali, che gli ufficiali diciamo, potevano discutere tra di loro le varie cose, diciamo che era funzionale anche l'efficienza bellica. Quando poi sono al fronte ovviamente tutti mangiano nella stessa mensa, perché in quel caso è inutile fare. L'episodio che ricordavi tu riguarda Pacciardi, no? A un certo punto, questo è un episodio citato da una fonte, insomma, da una fonte comunista,
chi c'è? C'è una mensa ufficiali e si sta mangiando, entra la moglie di Facciardi, che tra l'altro noi citiamo anche nel libro, e i comandanti comunisti la salutano ma continuano a mangiare restando seduti. Facciardi si incavola con me, perché quando entra la moglie del comandante l'etichetta militare prevede che gli altri, gli inferiori in grado, si alzino in piedi e salutino la moglie del comandante come fanno con il comandante. E a questo punto il commento è: ma com'è possibile che uno che ha questa concezione così borghese della disciplina militare continui a essere comandante della brigata? Insomma, questi sono aneddoti, ecco, in qualche modo, però è anche, sì, anche divertente, interessante, perché comunque secondo me hanno lasciato anche un segno forse più profondo di quello che possiamo adesso dire noi, insomma, ecco, ridendo. Ritardo negli aiuti inviati dall'Unione Sovietica. Io non sono convinto di questa cosa qua. Ciò che arrivassero in ritardo è vero, però bisogna pensare alla complessità delle operazioni. Loro dovevano spedire delle armi, degli aerei, dei pezzi di artiglieria, eccetera, dall'Unione Sovietica. Dovevano usare delle navi che attraversavano, arrivavano nel Mediterraneo, dove c'era una guerra di pirati praticamente fatta dall'Italia. No, nel canale di Sicilia la marina italiana affondava le navi sospettate di portare armi alla Repubblica Spagnola. C'erano degli accordi presi con gli armatori greci, poi si sono accorti che gli armatori greci prendevano soldi per inviare le armi alla Repubblica e prendevano soldi dagli altri per informarli che c'era una nave che stava portando armi dalla Repubblica. Cioè gli armatori greci fregavano praticamente i repubblicani, perché prima si incaricavano e dopo praticamente li tradivano vendendoli là. Questo per dare un'idea della complessità della situazione. Quando c'è la battaglia dell'Ebro, i confini della Francia sono chiusi e i garibaldini, l'esercito repubblicano, si fa massacrare dall'aviazione franchista con degli aerei inviati dall'Unione Sovietica, impacchettati e pronti all'uso, che però non riescono a passare la frontiera francese ad essere spediti in Spagna, perché la frontiera francese è chiusa, il governo francese ha ordine di chiudere la frontiera. Quindi è vero che le armi arrivano in ritardo, che non so, però il discorso è molto più complesso, ecco, di dire che, perché è stato detto che l'Unione Sovietica mandava delle armi in misura insufficiente perché non interessava aiutare la Repubblica, non è così, insomma, il discorso è molto più complesso. È vero che sono stati mandati per esempio fucili con pallottoli di diverso calibro, magari risalenti alla prima guerra mondiale e così via, però è anche vero che sono state mandate per esempio aerei e pezzi di artiglieria che erano all'avanguardia all'epoca, quindi non è vero, insomma, che l'hanno mandato. Cari armati russi. Erano i migliori del mondo. Sì, esatto, il T-26, come cavolo si chiamava, insomma, no? Per cui non è vero che, diciamo, l'Unione Sovietica programmaticamente inviava armi, insomma, in misura insufficiente, anche io non sono convinto di questo. Ci sono altre domande? Prego. Sto qua, che tanto ci sente. Se il regista è d'accordo. Scusate. Dallo Stato Maggiore dei, tra virgolette, della parte di qua, che peso avevano i comandanti delle brigate internazionali? No, fammi capire cos'è la parte di qua, però. No, è la parte del governo repubblicano. Ah, ok, sì. Che peso avevano i comandanti delle brigate internazionali nella strategia di guerra? Generalmente erano dei comandanti spagnoli dell'esercito repubblicano che avevano il coordinamento di tutto il fronte. Poi, per quello che riguarda la gestione delle brigate internazionali, avevano il comando, i comandanti delle brigate, che però dovevano agire in accordo con chi aveva il controllo del fronte, cioè con i comandanti dell'esercito spagnolo. Questa domanda sarebbe molto interessante per riuscire, per esempio, a capire chi cavolo ha dato l'ordine di attacco a Huesca. L'ha fatto Kleber di sua iniziativa, l'ha fatto Vicente Guarnier, che aveva il controllo di... Io sono convinto che alla fine era il comandante spagnolo che aveva la gestione dell'intera operazione, che era responsabile ultimo delle scelte che venivano fatte, però, insomma, bisognerebbe andare magari a vedere nello specifico, ecco. Perché la difesa di Madrid c'è
adesso un buco di memoria, insomma, c'era il generale spagnolo, i due generali spagnoli che avevano la responsabilità della difesa di Madrid, con ovviamente l'aiuto coperto dei tecnici russi, no? Però il responsabile ultimo era il consulente russo. Domanda anch'io. Avete fatto degli studi o comunque delle ricerche sulla vicenda di Guido Picelli, che è questo degli ambiti del popolo che apparteneva alle brigate internazionali, era della terza internazionale, ma a volte si permetteva di avere delle posizioni anche un po' indipendenti, non era, dicono, ben visto, è morto, ucciso con un colpo alle spalle e c'era la polemica, l'hanno ucciso gli stalinisti. Cosa avete scoperto? Ma non abbiamo scoperto niente che, allora, il discorso a Parma, dove ho presentato il libro, insomma, cos'era, un mese fa circa, un po' meno, questi discorsi sono venuti fuori. Allora, all'epoca, diciamo, è stata commissionata la Elena Dundovic, che è un'autrice, una studiosa molto addentro negli archivi sovietici, se riusciva a trovare negli archivi sovietici qualche documentazione che avvalorasse l'ipotesi di fuoco amico, per intenderci, no? Perché tu sai che non è che se uno viene colpito alla fronte o alla nuca cambia molto, no? Nel senso che uno nel corso delle operazioni guarda avanti verso il nemico e guarda indietro verso la truppa, cioè la testa la può muovere di qua di là. Lei non ha trovato, allora, ha trovato della documentazione sui rapporti tesi tra lui e il club degli emigrati italiani, che era quello che rappresentava l'emigrazione comunista in Unione Sovietica, ma non ha trovato niente che avvalorasse la tesi del fuoco amico, ecco. Per cui, tra l'altro, in quel periodo ci sono altre due morti che vengono attribuite, fra virgolette, al fuoco amico, sempre nel giro di poco tempo, cioè quella di Beimler, il tedesco, che però anche lì c'è un punto di domanda, è un po' parallelo a quello di Picelli, e la stessa morte di Durruti, no? Che alcuni attribuiscono ai franchisti, alcuni attribuiscono ai suoi, alcuni attribuiscono ai comunisti, e che probabilmente è stato ucciso dalla sua stessa arma, perché sembra che fosse un colpo che proveniva dal basso e da distanza ravvicinata, visto che c'erano questi mitra di naranchero che diciamo aveva questo difetto, che partiva ogni tanto colpo, probabilmente gli ha battuto l'arma e gli è partito un colpo, ecco. Quindi, diciamo, per un personaggio leggendario una morte banale, però succedono anche queste cose qua. Ecco, sì, non abbiamo trovato niente. Un merito, no? Cioè, allora, io sono stato nel luogo in cui è morto Picelli, no? Una piccola radura in mezzo a un bosco, no? A parte che fa veramente impressione, perché trovi decine di bossoli di pallottole, no? Ancora. E ho contato una ventina di scatole di sardine arrugginite, no? Dice proprio il senso di questa presenza umana, no? Ora, Picelli muore e viene colpito. Viene sostituito da un altro che viene ucciso anche lui. Quello che lo sostituisce a sua volta viene ferito. Cioè, voglio dire, in guerra succedono queste cose qua. Diciamo che tutta la speculazione, i dubbi sull'eventuale fuoco amico nascono da che cosa? Vabbè, da un lato dal fatto che si sapeva che Picelli aveva avuto qualche problema nei rapporti con il suo partito, dall'altra perché in uno dei suoi scritti Braccialarghe, che era all'epoca vice comandante di quel battaglione, Braccialarghe scrive che Picelli gli avrebbe detto in altre circostanze che per il suo partito, no, Picelli forse sarebbe stato meglio, cioè sarebbe stato più utile da morto che da vivo. Però lo stesso Braccialarghe, che era repubblicano e leggermente anticomunista, fa un'inchiesta, cioè interroga i testimoni,
e conclude che, insomma, che Picelli è morto come sappiamo, cioè colpito perché si voltava per incitare i compagni. E addirittura, sempre braccia larghe, in un altro passo, sostiene che Picelli andava in cerca della morte. Infatti viene continuamente rimproverato perché si espone troppo, no? Cioè sempre in testa si espone, non puoi continuamente rischiare, no? Quindi diciamo tutto nasce su questa frasetta, no? in cui Picelli avrebbe dichiarato appunto: ma per il mio partito sono più utile da morto che da vivo. E poi bisogna neanche finirla, cioè qui continuamente, no, si attribuiscono ammazzamenti, no? Cioè, pensate a Vidali, che in Spagna era popolarissimo perché è stato di fatto quello che ha costruito insieme a degli spagnoli il quinto reggimento, che è stata l'ossatura del ricostituendo esercito spagnolo. In Italia non si può più parlare di Vidali, perché dappertutto dove c'è stato un morto c'è stato Vidali che l'ha ammazzato, cioè voglio dire, è un'esagerazione, cioè non c'era una cazzo da fare Vidali, solo quello di andare in giro a ammazzare la gente. Eppure invece svolgeva un ruolo militare e politico di primissimo piano, che forse assorbiva la sua energia, no? Allora ci avviamo alla conclusione, però ancora un paio di cose da dire. Innanzitutto una domanda, è un po' un domandone, no? Però io mi sono convinto, soprattutto leggendo il tuo libro, che se avessero fatto bene la loro parte, la Francia e l'Inghilterra, le cose sarebbero andate veramente molto diversamente. Perché questa te la giro come domandone, te la giro. Poi se non ci sono altri interventi, c'è anche un argomento che vuole aggiungere Pupini, quindi passo la parola a lui, e per noi sarebbe l'intervento conclusivo. Poi invece se qualcuno vuole proseguire siamo qua. Allora sì, secondo me la Francia e l'Inghilterra portano forse la responsabilità maggiore dell'esito della guerra civile. Tra l'altro la Francia aveva anche un interesse come nazione che in Spagna non vincesse il franchismo, perché si trovava circondata dalla Germania ostile e dall'altro lato da una Spagna alleata della Germania, quindi diciamo fatto per non e sotto l'Italia fascista, cioè si trovava circondata da potenze ostili, quindi ha fatto anche un suo contrario, è andata contro il suo interesse nazionale a non aiutare la Spagna repubblicana. Però sì, secondo me l'esito della guerra, Inghilterra e Francia portano la responsabilità maggiore della sconfitta della Repubblica nella guerra civile. L'ultimissimo argomento che volevo toccare è questo. Voi nel libro troverete citati grossi personaggi della guerra di Spagna, perché è evidente così, troverete citato Luigi Longo, troverete citato Roasio, Pacciardi e tutti quanti. Però quello, io ho anche citato qualcun altro, quello che voglio dire è che i caduti vanno tutti valorizzati. Anche il ragazzo che è arrivato in Spagna, giovane, e che è caduto al primo giorno di battaglia, va valorizzato secondo me allo stesso modo degli altri, perché se non fosse morto chissà che cosa avrebbe potuto fare, però lui ha fatto la sua scelta, è arrivato lì il primo giorno in battaglia, è caduto. Cito solo un caso, sempre facendo riferimento a Tonelli. Lui è partito per andare in Spagna con un suo amico di cui sappiamo quasi niente, Ermenino Zuliani. Hanno combattuto la prima battaglia al Cerro Rojo, lui ha visto portar via Zuliani ferito gravemente, hanno detto che l'avevano portato in ospedale. Lui va in quell'ospedale qualche giorno dopo e Zuliani non c'è più, sparito. E probabilmente uno dei tanti italianos desconocidos, cioè italiani sconosciuti, che risultano sepolti al cimitero di Fuencarral secondo le fonti sovietiche. Quindi gente di cui non sappiamo niente o quasi niente, morta al primo giorno di battaglia. Io penso che sono degli eroi alla stessa stregua degli altri. E qua ci vorrebbe un applauso. Grazie, vi ricordo che all'uscita è possibile iscriversi all'AMPI, che è possibile acquistare i volumi. Ringraziamo Marco Pupini e Italo Poma di essere stati con noi e diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie a tutti.